Okay, then we have Mario Mauro, who would like to make a comment. Sì, grazie. Devo dire che sono particolarmente contento di aver partecipato quasi per intero ai lavori, mi scuso in questo senso con il professor Zollo per non aver ascoltato tutta la sua relazione, ma quello che ho ascoltato mi è più che sufficiente per dare il mio contributo, che è velato di una garbata ironia, dovuto al fatto che io partecipo a questo seminario nel ruolo di presidente dell'Intergruppo per l'Economia Sociale. L'Intergruppo per l'Economia Sociale del Parlamento Europeo è il più anziano dei gruppi, quello diciamo che ha avuto nel tempo il compito di sposare gli intenti del regolatore, che mano a mano accompagnava il costituirsi del mercato unico, con il cambiamento della cultura d'impresa. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi eravamo all'inizio un luogo tristissimo, dove ci incontravamo sostanzialmente solo ed esclusivamente con organizzazioni dichiaratamente sociali, quindi noi e i sindacati, noi e le organizzazioni non profit, e dove sostanzialmente per anni abbiamo ribadito il mantra della eticità delle attività economiche con l'intento di perseguirne nel tempo il raggiungimento. Che cosa è successo da un certo anno in poi? Che improvvisamente questo luogo è diventato allegrissimo, fiorito di partecipazioni di aziende, e abbiamo scoperto in quegli anni che tutte le aziende erano diventate sostenibili. Cioè che tutte le aziende avevano scoperto dietro al complesso mondo dei sistemi economici di produzione industriale una possibilità di, non tanto attraverso la sostenibilità, migliorare le condizioni della competitività, perché questo invece mi sembra è in profondità ben espresso da quel cambiamento culturale cui penso di poter far riferimento dagli interventi di molti di quelli che sono intervenuti oggi. Ma per molti anni, lo confesso, noi abbiamo sentito parlare di sostenibilità in termini ben differenti. La possibilità cioè di avere un alibi a fronte del quale per esempio molti dei giuristi che fanno parte della relazione istituzionale di questo Parlamento, perché questa istituzione, avendo l'ambizione di fare mercato unico appunto, ha un costante riferimento con gli stakeholders, venivano e ci presentavano corposissimi bilanci sociali che sostanzialmente celavano un interesse che era più per la sostenibilità intesa come leva di marketing, che non appena invece per la risposta a una questione molto semplice, che io credo ancora oggi centrale anche per il contenuto dei lavori che ho ascoltato. È una domanda semplicissima: che cos'è una persona? Che cos'è un uomo? Perché alla fine di quello che ho sentito mi colpisce profondamente il fatto che il vero problema del profitto non è il profitto, ma è separare sempre il profitto dal lavoro, e separare il profitto dal gusto del lavoro, separare il profitto dallo scopo per cui l'imprenditore fa il suo mestiere e rischia un'attività d'impresa, e rischia nel rapporto con i suoi dipendenti, e rischia fino al punto da mettere a disposizione il meglio della sua creatività per quelli che sono i cittadini consumatori o per tutti coloro che si avvalgono della sua capacità di stare sul mercato. Io credo che sia realmente questa la questione di fondo. E non a caso gli esempi paradigmatici che in qualche modo affioravano anche dalle citazioni di chi mi ha preceduto, quindi il tema della sicurezza sul lavoro, pensiamo al caso Thyssen in Italia, il tema della sicurezza in termini globali per quello che è l'orizzonte di convivenza civile tra gli uomini, pensiamo al caso di Fukushima, il tema di quella che è la sostenibilità sposata con gli orizzonti di profitto e le strategie di profitto su scala globale, l'esempio di British Petroleum nel Golfo del Messico è sicuramente un punto di paragone interessante. Ebbene, tutto questo non sarebbe pienamente comprensibile se noi non facessimo la fatica di andare a vedere oggi nelle imprese se c'è un fattore che cambia veramente la cultura delle imprese. E io credo che nella descrizione proposta da Rewards e nell'introduzione che faceva il professor Zollo ci sia tutto questo, cioè ci sia la possibilità
di capire che oggi la sostenibilità non è semplicemente il modo con cui le imprese guardano attraverso un approfondimento, diciamo, di facciata, scusatemi l'espressione, a una nuova leva di marketing, ma vanno al cuore del problema, cioè tentano di rispondere alla domanda che è relativa alla centralità della persona non solo nel processo produttivo, ma in tutto quel processo che va dalla creatività di chi mette su l'impresa fino alla possibilità di chi gode dei beni e dei servizi che dall'impresa vengono prodotti. Io credo che sia questo il cuore della nostra esperienza, e in questo senso mi preme dire che la riflessione che veniva fatta in sede europea, anche e soprattutto dalla Commissione, sul tema della sostenibilità in tempi recenti, possa rappresentare per noi un'utile pietra di paragone, cioè lo studio response della Commissione europea, e questo trova conferma anche nelle parole che ascoltavo dal professor Zollo, è un utile punto di riferimento. Io vorrei aggiungere a questo punto di riferimento anche il lavoro svolto in questi ultimi anni proprio dall'Intergruppo per l'economia sociale, perché noi, confrontandoci con le aziende, confrontandoci con gli attori del mondo della produzione del lavoro e confrontandoci con chi ha fatto della riflessione sulla sostenibilità un elemento strategico per cambiare la cultura d'impresa, abbiamo inteso dare all'azione regolamentativa delle istituzioni europee un valore aggiunto. E questo valore aggiunto, e chiudo, è molto semplice, ma io credo che possa rappresentare sotto molti aspetti un fattore di buona prassi. Questo valore aggiunto è legato al fatto che quando proviamo a rispondere all'interrogativo che cos'è la persona, noi saltiamo a pie pari un'impostazione del tema della sostenibilità, del tema del bilancio sociale, del tema dell'arte popolare intorno a quelli che sono temi di marketing, perché andiamo a un altro livello, restituiamo al tema dell'esperienza del profitto la sua dignità, perché finiamo con far coincidere nuovamente il profitto con il lavoro, il profitto con la creatività. Questo in termini di governance di un'impresa è determinante, perché a uno che, viva Dio, ha il problema di una trimestrale e quindi che fa il suo bonus alla luce dell'introito di quella trimestrale, quindi tende quasi naturalmente a una finanziarizzazione dell'attività di impresa, di che cos'è una persona, perdonate l'espressione, non gli interessa assolutamente nulla. Se invece è costretto a paragonare quello che è un percorso di sostenibilità con l'impostazione della sua azione di governance, che non si articola più in 3 mesi, ma magari a tempi più sensati, più lunghi e più proporzionati a quella che è la possibilità di far crescere realmente un'attività nel mercato, io credo che questo apra una prospettiva veramente nuova. Ringrazio quindi ancora tutti, cedo il posto, la poltrona, so che non si dovrebbe mai fare in politica, ma sono assolutamente obbligato dalle regole al vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, e mi accomodo.